è amore e desidera stabilire nel mondo il suo regno di amore, di giustizia e di pace. Di questo regno Gesù è re, un regno che si estende fino alla fine dei tempi. Ci mettiamo in piedi. Dei canti d'ingresso numero 10, cantate inni a Dio. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate al nostro Re, cantate inni, cantate inni a Dio, cantate inni, cantate al nostro Re, cantate inni, cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode da tutta la terra, perché forte il suo amore verso tutti, in eterno la sua fedeltà. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate al nostro Re, cantate inni, cantate inni a Dio, cantate inni, cantate al nostro Re, cantate inni, cantate al nostro Re, cantate inni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia dei nostri cari amici sordi e insieme a due carissime amiche, Maria Pia e Federica Cieche, che ci aiuteranno a celebrare e a vivere insieme questa Eucaristia, in questa solennità di Cristo Re dell'Universo. Un ringraziamento particolare va anche a Teledeon, che ci dà la possibilità di raggiungere tutti gli anziani, gli ammalati, le persone sole che sono a casa, anche sorde. Infatti prestiamo questo servizio per raggiungere anche loro e che raggiungiamo tutto il Sud Italia. E per celebrare degnamente questa solennità di Cristo Re, chiediamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona tua gloria.
mondo, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace per gli uomini di buona volontà. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Dio Padre, che ci hai chiamati a regnare con te nella giustizia e nell'amore, liberaci dal potere delle tenebre. Fa che camminiamo sulle orme del tuo Figlio e come Lui doniamo la nostra vita per amore dei fratelli, certi di condividere la sua gloria in paradiso. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il fine della storia trova pienezza nel suo regno per sempre. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele, da Davide ad Hebron, e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele». Vennero dunque tutti gli anziani ad Israele, di Israele, dal re ad Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza, e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci mettiamo in piedi e accogliamo la parola del Signore con il canto di acclamazione 27, Cantico dell'Agnello. Alleluia, 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 alleluia. Celebrerò il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Alleluia. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere.
I capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena». Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Parola del Signore. Un semplice pensiero per capire non semplicemente più da vicino la festa, la solennità di Cristo Re dell'Universo, ma se vogliamo per capire meglio la nostra vita cristiana alla luce di questa solennità. Abbiamo quest'anno accolto il Vangelo attraverso la penna di Luca e, concludendosi l'anno liturgico, ci si aspettava, proprio proclamando la solennità di Cristo Re dell'Universo, più un testo dove si osannavano, si esaltavano la potenza di Dio, un Dio vittorioso, un Dio quasi conquistatore. E invece, alla fine del nostro anno liturgico, in un crescendo nella nostra catechesi, nella nostra spiritualità, nella nostra vita cristiana, in questo anno particolare, ci ritroviamo ancora una volta di fronte a una smentita. Dico così per provocare. Ci troviamo di fronte ancora una volta a una delusione. Perché dico questo? Perché se vogliamo, alla fine della storia, ecco, come dicevo prima, ci si aspettava il trionfo, se vogliamo. E invece dove ci ritroviamo? Ancora una volta Luca ci porta di fronte al Calvario, di fronte alla croce. E allora che nesso ha collegare la solennità di Cristo Re dell'Universo, quasi a vederlo come nostro ormai unico Re, e quello che abbiamo appena accolto come parola di verità, un Dio fallito? Leggendo questa pagina di Vangelo ci troviamo di fronte a un Dio che ha fallito. Certo, con gli occhi, con il pensiero, ci ritroviamo veramente alla sconfitta di Dio. Ed ecco che poi entrando nel testo sacro, ci rendiamo conto che la regalità di Cristo non è intesa come la intendiamo noi. Dove i segni della regalità di Cristo, i segni del potere, sono diversi da come li intendiamo noi o da come siamo abituati a vedere i nostri cari re, i nostri cari potenti e governatori. In primis la croce, ed è l'elemento più aspro, la condanna più aspra che a quel tempo si poteva ricevere, e lui è stato trattato da tale, solo, abbandonato, tradito, è rimasto solo. Ricordiamoci la scena della crocifissione. Chi è rimasto poi sotto la croce? Nonché sua mamma
e poi il piccolo, il giovane Giovanni. Ed ecco che ci troviamo di fronte a una scena, quasi a dire ancora una volta, triste. Invece la logica di Cristo è tutt'altra e vuole ribaltare la nostra idea. Vuole dire soprattutto che il regno di Dio non è fatto solo di uno spazio e di un tempo, anzi stravolge. Rivisita la sofferenza, rivisita i tempi, gli spazi, rivisita il cuore dell'uomo. Pietro lo rinnega, Giuda lo tradisce, gli altri scappano via per paura, lui si ritrova solo. Eppure non abbiamo ascoltato altro lungo il Vangelo che l'eletto, il figlio di Dio. Lo hanno riconosciuto tale, ha fatto i miracoli e gli stessi lo riconoscono, ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo, salvi se stesso, se lui è l'eletto. Perché ha scelto non di salvarsi, ma di salvare? Perché sta proprio nella logica dell'amore, nella logica della donazione, nella logica di questa attenzione continua nel popolo che gli è stato affidato, il segreto, la chiave di lettura della regalità di Cristo, del regno di Dio. Perché lui fino alla fine ci ha lasciato al nostro pensiero, ma poi sappiamo benissimo come la risurrezione ha stravolto anche il pensiero degli stessi soldati. Vi ricordate quando poi incominciò il terremoto, si fece buio, cosa disse il centurione? Veramente questo era figlio di Dio. Allora il Signore ci ha accompagnato alle nostre certezze, ma ha stravolto il nostro pensare non con i poteri forti, ma con l'amore. Fino in fondo, pensate, fin sulla croce, usando due punti fermi, due armi se vogliamo, il perdono e poi l'accoglienza in paradiso dell'ultimo, di coloro che noi ancora oggi scartiamo. Il Signore guarda oltre quelle che possono essere le nostre condizioni. Il Signore non si sofferma col bilancino, ma guarda il nostro cuore, lo accoglie, lo visita, lo rivisita, perché gli sta a cuore. E su questo aspetto possiamo dire tanto, si è sviluppato tantissimo sul cuore misericordioso di Dio, gli sta a cuore la vita di ciascuno di noi. Allora la regalità di Cristo non è tanto guardare un Cristo che ha trionfato, ecco, nella gloria dei cieli. Sì, lo sappiamo, ed è facile oggi credere a questo, perché giustamente siamo figli di una tradizione, facile oggi per noi credere, mettiamoci nei panni di chi era nei primi secoli. Invece il Signore ha voluto rivisitare il nostro agire, il nostro amore, il nostro essere persone. Ci ha voluto restituire una identità, una dignità, ci ha voluto ricollocare in un tempo e uno spazio che ormai erano chiusi e ciechi, bui. Oserei dire anche assordanti sotto certi aspetti. Ed è per questo che la croce, questo mistero, mi permetto di dire, di amore, questo mistero di grazia per ciascuno di noi diventa la porta del paradiso, del nostro paradiso. Oggi è facile dire: Signore, io credo. È facile quasi cullarci sulla misericordia di Dio, è facile tutto quello che noi vogliamo, però dipende da noi. Abbiamo visto che vicino a Gesù c'erano i due malfattori, uno che lo insultava, l'altro che, diciamo, si è un po' ravveduto, quasi rimproverando il suo compagno, dice: come non sai che lui è il figlio di Dio? Ed ecco che poi cosa fa? Ed è questa la preghiera che voglio donare a ciascuno di voi questa sera. Come il malfattore, anche noi siamo crocifissi. Per tanti motivi, per la quotidianità,
per le sofferenze che portiamo dentro di noi, per l'abitudinarietà. Mi vengono in mente tanti ammalati in diverse maniere, anche noi siamo crocifissi. Però come malfattore ha mendicato che cosa? La vita. Così anche noi siamo abilitati ad ammendicare la vita. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E cosa risponde Gesù? Oggi. E quell'oggi vale anche per noi. Oggi per te la salvezza c'è. Oggi per te sarai con me in paradiso, perché il regno di Dio è iniziato con la sua persona, con la sua venuta. Quindi possiamo dire con tranquillità che c'è un pezzo di paradiso, un inizio di paradiso già su questa terra. E come lui ci ha reso partecipe della sua vita divina, così ci ha reso partecipe anche della regalità. E cosa fa un re se non essere attento al regno che gli è stato affidato? E se ci ha partecipato di questa regalità, anche noi dobbiamo essere attenti ai nostri fratelli che ci sono accanto, nel bisogno, in tutte le forme, sempre e comunque. Come? Con la nostra umanità, con la nostra sensibilità, incontrando la gente, incrociando gli occhi, incrociando le vite, incrociando anche le sofferenze, e di non avere paura di salire sulla croce con chi è sulla croce. Ci ricordava Don Tonino Bello che su quella croce, alle sue spalle, c'è un altro posto libero. Guardate la croce che abbiamo noi alle spalle, sul nostro altare. C'è il Cristo, e alle spalle chi c'è? Nessuno. È per noi. Quel posto è per noi, per condividere la croce, la quotidianità, la sofferenza, ma anche la bellezza della vita. È così che ciascuno di noi può diventare anche come quel Simone di Cirene. Anche lui era preso da tanto fare. Vi ricordate, mentre saliva al Calvario, presero un uomo di nome di Cirene, Simone di Cirene, e gli chiesero di portare la croce. Lui aveva le cose sue da fare, eppure gli è stato chiesto di portare la croce ad un certo punto. Anche noi siamo chiamati a portare la croce dei nostri fratelli. Questa è la regalità, la logica dell'amore, la logica della prossimità, la logica di camminare accanto agli altri. Fatelo, facciamolo, insieme, perché poi qualcuno, sicuramente il Signore, ci manderà a portare anche le nostre croci. Ecco la regalità. Credo in un solo Dio, di lui tutte le cose sono state create.
fratelli e sorelle, Gesù crocifisso che ha donato la sua vita per noi è il volto misericordioso del Padre. Egli sempre intercede per noi e ci dona la grazia del suo amore che ci perdona. Diciamo con fiducia, Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Perché lo Spirito del Signore Gesù crocifisso e risorto sostenga il Santo Padre nel dialogo con il mondo e nell'annuncio coraggioso del Vangelo ai non credenti. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché le chiese d'Oriente e d'Occidente siano aperte alla missione e accoglienti verso i poveri e le famiglie più bisognose. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché nelle nostre famiglie e comunità si approfondisca la fede nella resurrezione della carne e sempre si compiano opere di misericordia spirituali e corporali. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché ogni comunità parrocchiale e religiosa continui ad essere segno di pace e strumento di comunione nella Chiesa locale. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché il Signore accolga nella sua gloria tutti i nostri cari defunti. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Accogli, Signore, il nostro fratello Vincenzo e la nostra sorella Carmela nella beata pace del Paradiso, perché insieme all'Assemblea dei Santi possa contemplare in eterno il Tuo volto. Preghiamo. Signore, ascoltaci. O Gesù, agnello immolato per la nostra redenzione, accogli la nostra preghiera e presentala al Padre affinché la grazia dello Spirito Santo ci rinnovi nella fede, nella speranza e nella carità. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nelle tue mani la vita del mondo, venga il tuo regno. Canto di offertorio 40, cosa offrirti? Lay
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono davanti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo unico figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione, assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale. Regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Grazie, Gesù, nostro Signore e Re, perché spezzi la tua vita e ti consegni a noi per amore. Dai canti di comunione 111, Re di Gloria. Voglio stare insieme.
mente riposa, la mia mente e il mio cuore. Trovo pace in te, Signore, tu mi dai la gioia vera. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai. Gesù, Re di gloria mio, Signore, dal tuo amore chi mi separa? Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco alcuni avvisi per la nostra comunità parrocchiale. Intanto, ancora un ringraziamento ai nostri amici sordi, che sono sempre i benvenuti, un ringraziamento anche a Federica e Maria Pia. E poi voglio ricordare che questa sera alle 19:15 abbiamo la catechesi del gruppo degli adulti, mentre mercoledì alle ore 20 abbiamo la lezione divina introduttiva all'Avvento. Quindi siamo tutti invitati a partecipare, soprattutto catechisti, operatori pastorali e operatori della Caritas. Mentre domenica prossima, proprio per vivere questo impegno preso come comunità parrocchiali nei confronti del creato, insieme alla comunità parrocchiale San Giuseppe Artigiano, vivremo una giornata dedicata appunto al nostro quartiere, chiamata Clean Up Day, puliamo i nostri quartieri. E quindi chi vuole dare la propria disponibilità, ci vediamo direttamente in Piazza Murri alle ore 9:30, dove con un'associazione Triplays che ci aiuterà a guidare e ci guiderà in questa impresa di pulire il nostro quartiere come segno di attenzione per il creato. Sono invitati veramente tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa e so che altre comunità parrocchiali lo stanno facendo, ognuno per il proprio quartiere. Gli altri avvisi sono sul foglietto, sull'informa comunità, che potete ritirare uscendo dalla chiesa. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Concludiamo con il canto finale 44, Ti esalto Dio mio Re. Ti esalto Dio mio Re.